Preghiera che abbiamo fatto poco fa nella, diciamo, sacrestia di questa chiesa, di questo tempio, è venuta così in mezzo a noi la parola, l'ascolto della parola, la parola di Dio. E speriamo che il Signore ci intrattenga sulla sua parola. Però entrando nel salone mi è venuta una parola, eutrapelia, e subito un testo di Efesini 4:29, dove ci sono scritte parole buone, per cui cominciamo il discorso tra di noi. La parola tra di noi e poi la parola di Dio, o quella che Dio rivolge a noi o quella che noi rivolgiamo a Dio nello Spirito. Parole buone, eutrapelia, significa affabilità tra di noi. Siate affabili, amabili gli uni gli altri. Dite tra di voi non parole cattive, ma parole buone, che possono edificare, che possono confortare, che possono dare gioia. È il Signore che ci richiama a questo linguaggio buono, a questa giovialità tra di noi, a questa far festa gli uni agli altri quando ci incontriamo. Oggi abbiamo avuto il ritiro spirituale noi frati. E leggevamo proprio nei vespri solenni la parola del Signore e come terza lettura un tratto insomma, degli scritti, meglio degli scritti francescani. E proprio si dice che quando i frati si riunivano, perché San Francesco amava tanto la comunione tra i frati, la fraternità chiamava, e voleva che tutti conversassero con gioia tra di loro, quando si incontravano erano felici di incontrarsi. E quando vivevano insieme, un giorno, il giorno dell'incontro, erano ancora più felici. Erano invece infelici quando si dovevano dividere e quando se ne andavano così, ognuno per la sua casa, piangevano perché erano sconfortate da doversi lasciare. Questa era la fraternità, la gioia nell'incontrarsi, ancora più gioia quando si incontravano e vivevano insieme, diventavano infelici quando si dovevano separare e gemevano, piangevano quando si separavano. Potrebbe darsi il contrario per noi, ma non credo in tutto. Certamente un poco di gioia noi la troviamo quando ci incontriamo, ma maggiore gioia dobbiamo trovare quando stiamo insieme. Ecco com'è bello e giocondo che i fratelli vivano insieme. Ritrovare la fraternità, ossia una comunità in comunione fraterna, in modo che regni la gioia in mezzo a noi e bando ad ogni parola cattiva. E questo è il testo che è venuto entrando, bando ad ogni parola cattiva, ogni parola che ci possa così annebbiare la vista, che ci possa nuocere, che ci possa rattristare,
Invece moltiplichiamo le parole buone tra di noi. Facciamoci festa. Altrimenti nessuno ci fa festa. Facciamoci alzo di noi la festa, incontrandoci. Diciamoci parole belle, parole di amore, parole buone. Non siamo abituati noi a parole buone. Dobbiamo abituarci a parole buone. Elogiamoci, non per farci montare gli uni gli altri, ma perché la gratificazione, il riconoscimento del bene che facciamo può essere di aiuto, di risanamento interiore. Una comunità si risana quando ci sono parole buone, quando c'è gratificazione vicendevole nel Signore, quando ci si compiace del bene e ci si dispiace del male, quando si può vedere il bene, si sa vedere il bene nel fratello e nella sorella. Nessuno poi è così cattivo che non abbia un lato buono. Cerchiamo di cogliere il lato buono del fratello, di mettere in risalto, di compiacerci col fratello di quest'opera buona, di questo lato buono, e diciamoci gli uni gli altri parole di incoraggiamento, parole belle, parole che edificano, parole che costruiscono la comunione tra di noi, la fraternità tra di noi. Anche questa è parola di Dio questa sera. È il Signore che ci esorta a dirci parole buone. Non ho letto tutto il testo indicato, vediamo cosa dice. Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca. Se noi ascoltassimo questa parola del Signore, perché è una parola del Signore, come muterebbe la nostra vita di comunità? Nessuna parola cattiva. Come muterebbe la vita della nostra famiglia, dove anziché parole buone si sentono parole cattive? Il marito che rimprovera la moglie, qualche volta dice una parola brutta. La moglie che risponde al marito con una parola brutta. I figli che parlano parole brutte ai genitori. I genitori che rimproverano i figli con parole brutte. Se invece non uscisse nessuna parola cattiva, ma sempre parole buone, e allora la vita sarebbe diversa, sia in famiglia, sia in società, sia nella nostra comunità. Ma piuttosto escono parole buone che possono servire per la necessaria edificazione. Abbiamo bisogno urgente, per così dire necessaria, abbiamo bisogno ineludibile di edificazione vicendevole. Dobbiamo edificarci gli uni gli altri con i buoni esempi e anche con le parole buone. Giovando a quelli che ascoltano, ci sono tanti che ci ascoltano, o quelli che con cui parliamo, o altri che dovessero ascoltare i nostri discorsi, dovrebbero essere edificate da quello che diciamo. Allora attenzione al linguaggio. E attenzione al contenuto dei nostri discorsi, che siano discorsi tutti edificanti, che ci aiutino a crescere nel Signore, che ci diano gioia, che alimentino la nostra comunione, la nostra fraternità. Perché basta una parola cattiva per dividere, basta una parola cattiva come semente di disgregazione. Evitiamo ogni parola cattiva, ogni contenuto cattivo nei nostri discorsi, ma i discorsi nostri siano edificanti, le parole che ci rivolgiamo gli uni agli altri siano parole belle, parole dolci, parole fraterne, parole che facciano del bene, non feriscano, facciano del bene. E allora il tenore della nostra vita, o familiare o comunitaria, muterà. Noi saremo una famiglia secondo il cuore di Dio e saremo qui una fraternità vera, in comunione,
gli uni con gli altri nel Signore. Questa è una parola del Signore. Ascoltiamo oggi la parola di Dio, e oggi se ascoltiamo la parola di Dio non vogliamo indurire il nostro cuore. Amen.